News dall'Argentario, con il contributo di Angelo Fanciulli è il capitano della Fortezza e io sono l'attore di una grossa lamentela che c'è qui a Monte Argentario nei confronti della Fortezza, perché vince troppo. Buonasera intanto, però insomma è normale che sia così, perché insomma chi vince viene sempre preso di punta, odiato in qualche maniera e qualche sportivo apprezza, ma questo è antisportivo, punto e basta, è gelosia. Siamo stati tanti anni al palo, ma adesso ci siamo noi sulla cresta dell'onda, con le nostre tecniche, con le nostre teste. Andiamo avanti, li aspettiamo sempre come al solito, tranquilli, profilo basso, e aspettiamo quello che hanno fatto gli altri rioni, visto che ho potuto constatare che ci sono molti, tutti e quattro rioni che si sono veramente rinforzati bene, prendendo anche qualche ex evocatore nostro della Coppa d'Oro. Sono convinti di far bene, anch'io sono convinto che faranno bene, punto. Senti Angelo, facciamo un passo indietro. Lo scorso anno, nella prima regata, praticamente avevamo visto i quattro armi quasi in linea, poi dopo la prima virata tutto è cambiato. Ma che cosa è cambiato? Ma niente, poi, cioè, è un po' la nostra tecnica, diciamo, no? E noi pronti via ci abbiamo, a parte l'handicap del Gozzo che ha bisogno di quel tipo di tipologia di voca, quindi non ci aspettiamo mai che pronti via siamo primi e buonanotte, no? Sì, è lì, ma non tanto di più, perché è la nostra tecnica, diciamo. Dopo la prima girata ci sarà, come al solito, l'assetto, la messa a punto. Finisce, ce n'è più per nessuno. Senti Angelo, come si recluta, tra virgolette, un vogatore, diciamo non soltanto per la Fortezza, per tutti i rioni? Allora, io tanto parlo per il mio rione, perché noi non reclutiamo ma costruiamo i nostri ragazzi, perché forse a oggi siamo l'unico equipaggio che se li reclutiamo e ce li prepariamo da piccolini. Difatti lo dimostra il fatto che a bordo ci sono due ragazzini del palietto scorso. Abbiamo costruiti, li abbiamo cresciuti, abbiamo insegnato la tecnica di voca del nostro capovoca, ragazzi umili, perché bisogna essere umili e fare avanti così. Ecco, la maggiore qualità di un vogatore, quale deve essere? La forza, l'abilità nel remare, che cosa? Oppure ci vogliono i ragazzi palestrati, oppure no? Niente di che, niente ragazzi palestrati, perché la forza
Il giusto, la giusta forza, la giusta preparazione più che altro, ma tanta intelligenza e umiltà. Questa è la cosa. C'è un leader a bordo, che lo sappiamo tutti, lui gli insegna il modo di voto, la tecnica, e detto fatto, i ragazzi sono umili, rispondono alle esigenze del capovoca e i risultati, eccoli fatti. Primo colpo, boom! Senti, tu mi insegni da buon capitano ormai da tanti anni che il palio si può vincere o si può perdere, soprattutto nelle virate. Ma qual è il segreto di una virata? Allora, soprattutto il palio si vince sulle girate, assolutamente, perché io sono convinto che se li porti fuori a 4.000 metri, li dai il via, vengono in terra su tutti prua e prua. Un secondo, due secondi, roba di poco, ma il passo gara più o meno è uguale per tutti quanti. E il nostro vantaggio è che ci sono le nostre mitiche girate, sono 3 secondi a girate che guadagniamo sui nostri avversari, 3 per 9 sono 27, sono 27 secondi, e come fai a recuperarli in gara? È impossibile. Solo nella virata? Solo nella virata. Che c'è di nuovo nell'equipaggio della Fortezza? Ah, nell'equipaggio? Sì. L'equipaggio, niente, c'è una novità, sempre sulla girata, ma se te la dico finisce tutto, la vedrete quando è in opera. Ma perché vuoi vincere anche quest'anno? Quest'anno è un altro anno già. Pensa a te cosa diranno dopo. La coppa questa qui l'abbiamo nominata, aspetta che mi sono scordato, porca miseria, l'inviolata, perché non la deve toccare nessun altro rione, questa qui è nostra, non deve passare per mani da nessuno, e renderemo il massimo sicuro. Se poi qualcuno ci batte saremo i primi a stringere la mano, cosa molto 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 dura. Marascotto è il presidente del Rione Croce, un Rione Croce che 2 anni fa c'è stato una debacle perché c'è stato un vocatore che non è salito, insomma, però avete ricevuto un grande applauso da parte del pubblico presente. 2 anni fa, esatto. Questo sì, purtroppo è successo, sì, è successo una cosa non bella, che diciamo in 74 anni, anzi 73, se era 2 anni fa. Mai successa? No, non è mai successo che un vocatore si rifiuti di imbarcare a bordo, mai successo. È una cosa veramente brutta. Poi però lo scorso anno c'è stata questa rinascita, sì. Come è avvenuta? Ma diciamo che poi è cambiato anche il consiglio. Ecco, intanto come è cambiato? È cambiato il consiglio, per l'appunto 2 anni fa siamo, infatti con il discorso che il vocatore si era rifiutato, è caduto il consiglio, sono stati costretti a dare le dimissioni e siamo subentrati noi, e c'è stata un po' una ventata di aria nuova, un consiglio fatto di donne anche. Bello questo. Precisare, sì. E niente, c'è stato un entusiasmo, sai, come tutte le cose quando si rinnovano, siamo partiti, abbiamo creato tanti eventi, abbiamo fatto gruppo, abbiamo creato questo gruppo anche per quanto riguarda il lato tecnico, infatti si è visto perché siamo arrivati secondi. Quindi un palio meno maschilista, si può dire? Sì, un palio meno maschilista. E questa è una bella cosa. Sì, veramente. Ecco, e quest'anno come vi state preparando? Quest'anno ci stiamo preparando bene, abbiamo questo, gli addetti al lato tecnico che seguono i nostri ragazzi da 1 anno, perché adesso veramente gli allenamenti sono tutto l'anno e sono guidati, sono veramente seguiti veramente bene. I ragazzi sono contenti, sono soddisfatti, faticano tanto perché il sacrificio è tanto, però li vedo molto tranquilli. Li vedo motivati, io mi auguro che quest'anno possiamo dire la nostra. Ecco, sono queste le aspettative del Rione Croce, fra l'altro è il più piccolo di Monte Argentario, ricordiamo, insomma, siete pochi, però, sì, sì. Però buoni. Siamo pochi, il nostro motto infatti è pochi ma buoni, sì, il Rione è piccolo, poi non abbiamo capacità di estensione perché siamo circondati dagli altri rioni, però sì, diciamo... Che possiamo sperare? Noi ce la metteremo tutta, come è logico, noi entreremo in gara per vincere, per dimostrare che siamo i migliori. Logicamente sappiamo che abbiamo degli avversari di tutto rispetto. Questo sì. Però c'avete una cosa in più rispetto agli altri, c'avete l'ombra del campanile lì. Sì, sì, ci abbiamo qualcuno che ci protegge, sì, è vero. E allora, vinca il migliore, ma quest'anno magari se vince la Croce forse... Forza Croce! Pietro Solari è il capitano del Rione Pilarella, ma io voglio ripartire dall'anno scorso, anzi forse anche da 2 anni fa, perché sono già un paio di pali che i primi 400 metri,
voi siete sempre lì lì. Poi che succede? Poi succede che gli altri hanno una prima virata a terra incredibile e diciamo che lì fanno la differenza. In questi ultimi due anni, ma anche prima, la differenza, la fortezza l'ha fatta lì, nella virata a terra. Hanno una virata proprio studiata per, diciamo che le prime due vasche secondo noi si risparmiano un pochino per poi arrivare agli 800 metri e dare tutto e diciamo fare la differenza, come ho detto. Ma non riuscite a copiare su questa virata? Questa virata è un sistema complesso, nel senso ogni elemento a bordo, secondo noi, della fortezza ha il proprio compito, è studiata, loro dedicano molto tempo a questa, diciamo, particolare, quindi in questi ultimi due anni lui ha fatto la differenza lì. Noi probabilmente avevamo un passo migliore in vasca, però poi comunque quando ti guadagni in vasca ma perdi il doppio del tempo che hai guadagnato in girata, non c'è niente da fare, a fare calcoli, insomma. Senti Pietro, cosa c'è di nuovo nel rione quest'anno? Quest'anno abbiamo, diciamo, cambiato la totalità dell'equipaggio, abbiamo cercato di fare un equipaggio che avesse un mix di esperienza, entusiasmo e forza. Direi che ci siamo riusciti. I ragazzi che abbiamo da quando li abbiamo messi, diciamo, in mano al nostro preparatore hanno dimostrato un grande spirito di abnegazione, di sacrificio e hanno fatto un buon lavoro invernale. Noi quest'anno, adesso nei giorni che mancano al palio, speriamo di fare un buon lavoro di rifinitura che ci permetta di arrivare, diciamo, al giorno della gara competitivi, perché diciamo negli ultimi anni nel palio è quello che conta, perché poi la vittoria dipende da tanti fattori, tra cui la fortuna e anche la forza degli avversari. Però noi quest'anno siamo, diciamo, ottimisti e sono sicuro che riusciremo il giorno della gara a esprimere tutto il lavoro che abbiamo fatto e tutto il nostro potenziale. Tra l'altro voi avete una qualità, siete quelli che nella sfilata avete sempre un'idea particolare. Io so che tanto non me lo dirai quello che state preparando per quest'anno, ma sicuramente qualche cosa di bello. Allora, noi abbiamo un gruppo di donne che è molto unito e molto coeso, diciamo che è un gruppo anche numeroso e si dà molto da fare anche nel periodo invernale. Quest'anno, tra le altre cose, c'è stato il Carnevale dei Rioni e lì, anche lì abbiamo riportato una vittoria come negli ultimi due anni nella sfilata, proprio grazie alla coesione e alla bravura di queste donne che riescono a dare lustro a Rione creando queste sfilate, insomma questi abiti particolari. Come ha detto lei, sempre speciali. Non anticiperò il tema della sfilata, ma comunque garantisco che hanno fatto un ottimo lavoro già adesso. Invece per il palio, aspirazioni sono buone? Sì, come ho detto prima, l'equipaggio ha un ottimo potenziale. Adesso, nei giorni che porteranno al palio, dovremmo rifinire il lavoro fatto per riuscire a quantomeno insidiare tra virgolette la fortezza. E anche il Valle e la Croce, che comunque si sono allenati tantissimo. Pietro Minutolo è il capitano del Rione Valle, ma con lui voglio essere un pochino cattivo. Voglio riportarlo al 2015, ma che è successo? Ancora ce lo stiamo chiedendo, purtroppo è stata una cosa non preventivata, anzi traiamo appunto da questo brutto risultato per ripartire e l'impegno quest'anno è ancora maggiore, insomma. Io ero presente la sera della cena, ho intervistato anche i fuocatori e erano quasi sicuri di poter battere la fortezza. E in effetti noi diciamo che il cronometro durante gli allenamenti ci dava questo responso, che comunque eravamo competitivi e avremmo potuto pure vincere il palio. Il 15 d'agosto però è un altro giorno e soprattutto erano tutt'altre condizioni meteo, perché se ci ricordiamo l'anno scorso c'è stato mare mosso e quindi diciamo che magari il nostro equipaggio non era preparato per quelle condizioni meteo lì, magari i tempi e i risultati erano venuti con condizioni di mare calmo e quindi tutt'altra condizione. Bello del palio è anche questo, l'imprevedibilità del campo di gara e quindi bisogna avere anche fortuna, tanta fortuna per vincere il palio. Quali cambiamenti quest'anno? Ma noi abbiamo cambiato tutto l'equipaggio.
Tutto l'equipaggio, sì, dello scorso anno non c'è nessuno. E tra l'altro abbiamo un ritorno più che non entri, no? Abbiamo Angelo Galatolo, che è vogatore di esperienza, che però ha superato i 50 anni, quindi però dagli allenamenti stiamo vedendo che l'impegno che mette, comunque il suo fisico sempre allenato, gli permette di avere le prestazioni dei ragazzi più giovani di lui, e quindi l'abbiamo mantenuto a bordo. Insomma, è a bordo non solo per, diciamo, la forza, ma anche per l'esperienza, perché visto pure il discorso che si è sviluppato l'anno scorso durante la gara, e magari con un pochino più di esperienza a bordo, nonostante magari c'era qualcuno pure che lì aveva qualche anno in più, insomma, fa sempre comodo, insomma, per tenere, diciamo, l'ambiente calmo e affrontare i problemi che via via si presentano. Senti Pietro, mancano pochi giorni al palio. Cosa non deve fare un vogatore in questo periodo? Ma io, ecco, mi riallaccio alla domanda che mi stai facendo te, per dire che sono un po' polemico quest'anno, perché penso che i vogatori fanno fin troppo per il palio. È diventata una cosa che sfiora il professionismo. E invece penso che il palio debba ritornare a essere una festa e soprattutto un gioco, perché è partito come un gioco popolare e bisogna ritornare a quello che era. Invece adesso vediamo che gli equipaggi si preparano di un anno in altro, sono allenamenti, i consigli per stare dietro, è diventato quasi un lavoro. Quindi i vogatori penso che facciano fin troppo per vincere il palio. E poi la delusione ovviamente sarà maggiore, no? Perché giustamente quando poi si perde uno si prepara un anno, e in questi anni diciamo che pure l'entusiasmo è andato via via scemando, perché poi vince sempre un rione, quindi ecco. No, ma no, diciamo questo, che nel momento della vittoria sarà ancora più bello, via. Questo discorso che hai fatto io l'ho sentito da diversi santostefanesi, ma si riuscirà a portarlo avanti? Ma io spero che chi sarà preposto poi nel futuro di organizzare il palio tenga presente questa cosa, perché credo che comunque sia, ecco, bisogna far ritornare il palio a quella festa, a quel momento di gioia per tutti, perché poi io ne parlavo proprio qualche ora fa con gli altri consiglieri e si diceva proprio questo, che sì, si vince, si perde, perché il secondo è già il primo degli ultimi, non nel palio, cioè conta solo chi vince, però c'è sempre quell'entusiasmo pure se uno non vince, invece così diventa piatta pure la gara e poco anche affascinante. Cosa preparate in questo periodo? In questo periodo noi diciamo che non abbiamo pace, perché tra la sfilata avrai visto sicuramente tutto il rione che è stato imbandierato, quindi lavoro sul lavoro, poi cerchiamo contributi per preparare poi al meglio la sfilata e tutte le attività del rione. Per esempio il 6 di agosto abbiamo la cena rionale, quindi ci stiamo preparando per tutti questi eventi. Bene, allora auguri per quest'anno, Credo ne abbiate bisogno. Sì, ma io penso che comunque il Valle c'è sempre. Siete un bel rione. È il rione più grosso e ci siamo sempre noi. News dall'Argentario, con il contributo di